primi punti persi per il Tiriolo, che nella partita casalinga contro lo Staletti è fermato sul 3-3, un buon risultato quindi per la squadra ospite. E dopo che nella vacanza il 23 di dicembre per la sentenza aveva vinto il recupero del contro il Maida, quindi si era riportato di nuovo in testa alla classifica a punteggio pieno, come dicevamo, con questi primi punti persi il Tiriolo si porta a 16 punti ed è raggiunto in classifica dal Goodfellas che va a vincere a Serra Stretta per 3-1 e quindi si forma questa accoppiata che in pratica si era divisa nel momento in cui la Goodfellas era stata fermata sul pareggio alcune giornate fa. E allora dicevamo, due squadre in testa alla classifica, 16 punti e un buon margine anche sulle seconde che sono appunto lo Staletti, capace di fermare quindi questa capolista per la prima volta in campionato, ed il Maida che vince per 2-1 a Cortale. Ma in questo campionato ancora siamo alla sesta giornata, siamo presto per fare pronostici, però sappiamo che essendoci tre promozioni come gli altri anni, quindi si lotterà fino alla fine per vedere quali saranno le tre squadre che saranno promosse appunto nella seconda categoria. Sul resto del fronte dobbiamo segnalare i risultati: la vittoria larga dell'Atletico Feroleto contro la Kennedy in trasferta 4-0, e la vittoria dell'Excalibur Fronti 2-1 in casa contro il Grifone Catanzaro, e anche la bella vittoria del Girifalco 4-2 in casa contro il San Pietro Apostolo. E Girifalco che con questa vittoria risale un po' in classifica e cerca di mettersi nelle condizioni di affrontare appunto la zona playoff, ma diciamo che questo ancora è possibile dopo i 16 punti delle due prime classifica, dei 10 punti di Staletti e Maida fino ai 6 punti della Kennedy, tutto è possibile, basta una vittoria per poter risalire in classifica e mettersi a lottare per le primissime posizioni.